Grazie Presidente. Oggi la Camera è chiamata a votare la fiducia al governo Renzi bis. Una fotocopia dell'esecutivo precedente, dove sotto la maschera del Presidente Gentiloni si nasconde la piovra renziana che con i suoi tentacoli mira alla gestione del potere e delle poltrone indipendentemente dalla volontà popolare. Quella volontà espressa chiaramente e con grande partecipazione il 4 dicembre scorso. Oggi, Presidente Gentiloni, lei ha dichiarato che il suo governo serve per affrontare le sfide dell'Italia e degli italiani. Non credo servirà ciò. Anzi, credo che la nascita del suo esecutivo non sia la sfida per il Paese, ma anzi, sfidi il Paese, sfidi la volontà degli italiani. Facendo passare il messaggio che il potere di Renzi vale di più del libero voto democratico. Ciò lo si può comprendere dalla compagine di governo che ha scelto, oppure le è stata imposta dal Nazareno, questo non lo sappiamo. Come può essere credibile e legittimato un governo nel quale viene promosso a sottosegretario della Presidenza del Consiglio l'ex ministro delle riforme che a maggio di quest'anno aveva dichiarato pubblicamente «se vince il no, lascio la politica». Forse fra poco tempo l'onorevole Boschi ci racconterà che era un'integerrima sostenitrice del no. Oppure la Boschi, come i più fieri democristiani, quando diceva «se perdiamo andavo a casa», vedeva la sua casa in Palazzo Chigi. E forse Lotti ci verrà a raccontare che era un pluricampione olimpico e per questo fa il ministro dello sport. Presidente Gentiloni, lei ha detto chiaramente che questo governo rappresenta la continuità con l'esecutivo Renzi e ne rivendica i risultati. Vorrei sapere precisamente quali risultati. I 500.000 arrivi di immigrati clandestini, il record di morti in mare nel Mediterraneo, il record delle mancate espulsioni, il record di mancati ricollocamenti, il record di soldi spesi per accogliere clandestini? Forse questo no, visto che ha provveduto ad allontanare il disastroso Alfano dal Ministero dell'Interno, dandogli rifugio nel suo dicastero che fino a ieri le occupava. Forse la riforma della cosiddetta buona scuola che ha lasciato mesi e mesi migliaia di studenti senza insegnanti? Forse anche questo no, visto che ha allontanato l'ex ministro Giannini immolandola quale unico responsabile della disastrosa politica per la scuola. Quando invece era lo stesso Renzi e tutto il governo ad urlare continuamente i vantaggi inenarrabili della riforma, senza raccontarci che tali vantaggi erano riservati esclusivamente alla moglie dell'ex Presidente del Consiglio. Forse le politiche sul lavoro? Beh, in questo caso le ricordo io i dati allarmanti, che rispecchiano il dramma che stanno vivendo i cittadini di questo Paese. Solo nell'ultimo trimestre meno 34.000 occupati, solo nell'ultimo trimestre più 82.000 inattivi, il 28,7% della popolazione a rischio povertà e un tasso di disoccupazione che arriva all'11,4% considerando tra gli occupati anche coloro che vivono solo di voucher, anche coloro che percepiscono 30 euro netti al mese. Ribadisco, considerate occupati chi prende 30 euro netti al mese. Forse le politiche sulle banche? Anche su questo direi di soprassedere, visto che centinaia di migliaia di risparmiatori sono stati truffati e voi li avete abbandonati. Chi invece non è stato abbandonato dalla vostra maggioranza sono gli amministratori che hanno truffato quegli stessi risparmiatori. Forse la politica estera dovrebbe conoscere i gravissimi errori portati avanti in questo settore. Oggi, infatti, lei ha detto che il suo lavoro verterà sul terreno internazionale. Ma quale terreno pensa di trovare sulla strada che porta da Roma a Washington? Un terreno accidentato pieno di insidie. Considerate le sue posizioni improvvide da ministro degli esteri, che ha preso contro il presidente eletto Trump, che sono sfociate addirittura in attacchi personali definendo Trump un pericolo. Un fallimento certificato non solo dai fatti appena esposti, ma dal voto popolare.
Pensate veramente che richiudendovi nel fortino di Palazzo Chigi riuscirete a fermare l'urlo di libertà arrivato dal popolo di questo paese? Presidente, qui non ci troviamo di fronte a una normale situazione dove esiste una maggioranza scelta dai cittadini che governa il paese. Qui siamo di fronte a una sovversione della volontà popolare. E proprio per questo, e proprio per rappresentare il volere del popolo, la Lega non parteciperà alla fiducia, e non per rivendicare poltrone, ma per rappresentare il popolo. Togliete questo striscione, lo striscione, toglietelo, intervengano gli assistenti parlamentari, non mi costringete a sospendere la seduta. Toglietelo, ecco, bravi, toglietelo, collaboriamo per favore. Continui, continui, Presidente Fedriga. Continui il suo intervento. E proprio per questo sabato e domenica saremo nelle piazze a raccogliere le firme dei cittadini per chiedere voto subito. Le ricordo, Presidente, quello che c'era scritto su questo striscione, che è l'articolo 1 della nostra Costituzione. La sovranità appartiene al popolo, non alla segreteria del Partito Democratico, né tantomeno a Renzi. Grazie. Bene, allora per favore, colleghi.